da Oristano, è iniziata il porto di Oristano, è iniziata la vera resistenza e ribellione di questo popolo. Lì tante persone, anche devo dire malati e disabili, hanno sentito questo richiamo di ribellione ad una invasione della propria terra e sono andati lì a difenderla, dove gli oggetti, gli strumenti di questa invasione passavano, insomma, quindi è stata una questione anche simbolica. E oggi siamo qui appunto ancora nell'ambito del simbolismo, cioè qui è una croce per dire che questo popolo è in croce, ma non in croce per sopportare, in croce per ribellarsi. Sono dei messaggi che passano, insomma, che chiedono al nostro popolo di mobilitarsi e ribellarsi per fermare questa invasione così disastrosa. Le proteste dei mesi scorsi, della scorsa estate, al porto di Santa Giusta hanno lasciato anche strascichi pesanti a livello legale. Ma sì, è stato un comportamento che io in molti comunicati stampa ho chiamato disumano, perché disumano è stato, in quanto sequestrare il gazebo a gente che anche, insomma, aveva dei problemi di salute, e stare lì in mezzo al sole non è stata certo una buona azione. Come non è stata una buona azione quella di impedire l'accesso al bar, oppure quell'altra del divieto di fermata per tutta l'area portuale. E inoltre poi le denunce, che sono partite le denunce, che sono dei veri atti intimidatori, insomma, che servono per intimidire la gente, fargli capire: guarda che ti puniamo se tu fai questa azione. Ma noi che facciamo queste cose siamo consapevoli che lo Stato, che vuole praticamente invadere la Sardegna e farne un'altra servitù, sappiamo che punisce chi è contro le sue strategie di Stato, insomma, ed energetiche. E quindi questo non è che ci fermi più di tanto, anzi per noi è un orgoglio che lo Stato ci abbia denunciato per aver resistito. C'è scritto nella mia denuncia: con il proprio corpo. E con che cosa ho fatto? Cercavo di fermare questi camion che portavano gli oggetti appunto della speculazione energetica, ed essere denunciati per questo ci hanno fatto un grandissimo, si può dire, onore, perché vuol dire che abbiamo difeso la nostra terra. Ustianu, in Sardegna esistono aree idonee, penso ad esempio alle vecchie aree industriali, quelle possono essere riconvertite? Ma quelle possono essere idonee per noi, per il nostro sistema energetico, ma non possono essere idonee per altre strategie energetiche che non sono le nostre. Cioè, aree idonee per strategie energetiche altrui non ce ne sono. C'è poco da fare. Anche la risposta che dà appunto la Giunta, che sta lì cercando di indicare delle aree idonee anche in percentuale piccolissimo, è comunque un atto di sudditanza, cioè un atto che è determinato da una ingiunzione che viene dallo Stato, e quindi un'azione da sudditi.